a vincere le elezioni perché era riuscito a indossare la televisione. E chiedo a Derek di aiutarci a interpretare questo tripudio fallace di emozioni che per lo squisito porta a consegno, sia grazie a quei strumenti teorici che sia alla luce di una visione di campanella. Grazie, grazie. L'Italia è che è un paese che è ancora commentato alla televisione. Sono 17 milioni di italiani più o meno che sono su internet e sono praticamente su Facebook. Però non ci basta per votare un altro modo di fare il governo dove la televisione continua di regolare il voto pubblico. Il medio privato che è il telefonino è la nuova oralità, no? Che senza la storia internet. Questo è la cultura del basso che deve svilupparsi per superare un maestro della televisione, come era un maestro della televisione Kennedy, come anche Bush, perché quando Bush è arrivato in televisione ha fatto figura di cretino, che era quello esattamente che mandava all'America un uomo come noi. E questo regime televisivo oggi ha provato spesso a lasciare l'internet, rifiutare il wifi, creare dei decreti Alfano per infatti mettere limite su questa dimensione nuova. Perché questa dimensione nuova è una vera minaccia al potere di Lassa. Un salto logico solamente apparente. Poco tempo fa hai detto, Derek, che in qualche modo le reti consentono una nuova espressione dell'umanesimo. Io credo che un effetto perverso sia esattamente il fatto che l'essere umano sia marginalizzato dalle reti. Un modo interessante, da una parte rispetto alla sensazione che poi potrebbe di essere diretti dalle reti, più di poterle dirigere, contemporaneamente rispetto all'emergenza, che a mio avviso non è stata abbastanza discussa, della sensibilità ecologica. Ovvero, curiosamente, nel momento in cui il sistema tecnoscientifico sembra più compiuto, l'uomo si perde. Io interpreto questo come una fortunata marginalizzazione dell'uomo rispetto da una parte al dominio della macchina e dall'altra al ritorno della vita. Che ne pensi? Possiamo ritornare allora ai modelli di responsabilità che esistono nella cultura umana. La prima che era la vergogna della cultura orale, la cultura tribale, la cultura del clan, la cultura della famiglia, la cultura della mafia, la cultura dei gruppi. Lì la responsabilità non è verso se stesso, è verso la famiglia, il clan, il gruppo. La responsabilità dell'individuo, scrittore e lettore, vuol dire sono responsabile verso di me, non verso il clan, io non sono verso il clan, però fondamentalmente è il mio destino che si tratta, è la mia responsabilità di fare di me una persona per bene, un errore, un errore. Allora oggi che siamo globalizzati è assolutamente normale che passiamo di una responsabilità di colpevolezza, che stiamo a evitare completamente il dottor Freud, continuiamo più o meno di avere quella della vergogna, però fondamentalmente la responsabilità della nuova etica che sta crescendo adesso va verso il pianeta. Il transculturalismo, tante cose che vengono oggi verso questa sensibilità. Tutta vista della psiche, in questo libro Brain Frames ha innovato le scienze della comunicazione suggerendo il fatto che dobbiamo considerare il modo in cui i media elettronici riconfigurano la mente. Qual è il rapporto tra il nostro confluire in rete e l'attaccamento alle radici, alla terra, alla natura? Questo è veramente il cyborg, il romanticismo. Sono tornato alla natura, all'epoca dell'invenzione di Pinocchio, per evitare la sporchezza dell'industrializzazione. Però adesso siamo nel charme discreto della ciborgesia, no? Il cyborg è il corpo umano che sposa la magia, che fa parte dell'immaginario popolare, con un'altra figura di Pinocchio. La sensibilità che sta sviluppando oggi è piuttosto quella che la nostra proliferazione reticolare. Sì, siamo iperlocali, senza rapporto. Però la condizione di continuazione di questa organizzazione è un sentimento molto forte del globale. E sta crescendo in varie parti del mondo, eh? L'Europa è un esempio. Non è che la tradizione di Orwell diceva che abbiamo l'Eurasia, ti ricordi, contro l'Occidente, esatto. No, è il continentalismo che dipende dal cambiamento del nostro riferimento mentale anche inconscio, e abbiamo un sacco di cose anche più coscienti che stanno seguendo per arrivare a questo modo di essere, e questo che noi darà a un momento una sensibilità ecologica che sarà il nostro rapporto di responsabilità vera verso la nostra dimensione vera. Il nome è un brano poco conosciuto di McLuhan, tratto da un'intervista a Playboy. Le domande, le risposte, erano tutte
interessati a quanto l'elettricità avesse cambiato in maniera profonda gli esseri umani, come in India fossero diventati l'espressione più autentica di umanità. E in questa intervista diceva, sì, in effetti, quello che sta per arrivare è un mondo di telepatia globale. L'ultimo McLuhan sosteneva che l'utopia non era più quella di uno schermo, una serie di immagini, ma che gli uomini, grazie all'elettricità, avrebbero costituito una sorta di corrente continua. Mi viene in mente anche, se vuoi in modo un pochino più goffo, primo Luther Bliss, quando parlavano di co-individuo, no? L'idea che il destino finale di un pianeta, anche se non lo sa, sta chiamando comunicazione la propria capacità di svilupparsi, di crescere, di evolvere, sarà una compenetrazione complessiva di una mente nelle altre menti, facendo in modo che anche i corpi ne rispettino l'interscambio. Infatti si parla di villaggio globale. In McLuhan c'è il concetto di città globale, che invece di Mumford e degli altri riformisti, tra virgolette, dei sistemi urbanistici degli anni 50 e 60, McLuhan parla di villaggio globale perché vi è, e questa secondo me è la esatta misura del fatto che l'innovazione tecnologica permanente, che è diciamo, un sistema di vita quotidiana, non la tecnologia, ma l'accelerazione tecnologica, crea delle forme di alienazione cognitiva e proietta gli individui verso un'alternativa. O stare perennemente dentro la processualità delle cose, cioè diventare quindi per forza di cose uno specialista di innovazione tecnologica, oppure prendersi un attimo di tempo e quindi osservare che per esempio il sedano cresce in un certo modo, la carota cresce in un altro, posso tenere il pomodoro nel mio terrazzo, nel mio giardino, mi interessa una dimensione oicopoietica in cui la mia comunità diventa in realtà la mia casa. Nel villaggio globale ci sono tende, ma siamo davvero in quel punto? Non so, io ogni tanto penso, se uno potesse vedere una paginata di Facebook, cosa penserebbe nel primo livello? Penserebbe che si tratta dell'esternalizzazione dell'affettività verso un luogo recintato, perché di questo si tratta. Un luogo aperto in alcuni momenti molto chiari dell'architettura del sistema. Per il resto Facebook è un luogo chiuso, dove volendo ci si può fare una comunità di 100 persone che non consente a nessun altro di entrare. Eppure diceva bene, 17 milioni di persone connesse in Italia, 13 milioni stanno su Facebook. C'è la possibilità in qualche maniera di raddrizzare il ragionamento dai media in cui siamo oggi, secondo me, in un regime di accelerazione tecnologica permanente. Quindi è inutile che stiamo troppo a perdere la testa su che cosa significa Facebook rispetto a YouTube. Sono tutti media caduchi, sono zombie che nel momento stesso in cui arrivano al massimo di esposizione finanziaria e di riconoscimento anche del mercato globale, cambiano, mutano. Allora, io penso che dobbiamo dedicarci ad avere uno sguardo un pochino più lungo sulle trasformazioni tecnologiche. Di cosa significa, per esempio, riconoscere il fatto che certamente le reti, e non per proprietà, per tecnologia, sono portatrici di una logica maggiormente orizzontale. Il capo in una rete è un concetto quantomeno bislacco. Il punto è come rendiamo politica questa roba e come riusciamo a stare dentro il paradosso che una società di reti è governata da meccanismi di centralizzazione finanziaria. Zuckerberg per primo, coloro che c'erano la possibilità di costruire nuove orizzontalità stanno verticalizzando sempre di più il mondo capitalistico, che esiste ancora, perché esiste la proprietà privata dei mezzi di produzione, quindi non bisogna scomodare Castells per sapere che esiste il capitalismo. Certamente però mi dovete spiegare come facciamo a mettere insieme il fatto che noi siamo produttori automatici di orizzontalità, dimentichiamo i nostri nomi, dimentichiamo i nomi dei nostri amici, e contemporaneamente facciamo tutti i compagni di rete. Come possiamo mettere insieme la dimensione orizzontale che è quella delle reti a quella verticale che è quella della leadership e del carisma? Io penso che quella del carisma sia una bufala, penso che non esista il magnetismo personale, penso che ipnotizzare l'uditorio sia un lavoro che nel caso di Chivento è cominciato a 13 anni e mezzo e che quella generazione è arrivata a compimento, diciamo, di un'abilità, di una tecnè, che in Chivento ha il miglior rappresentante stanti i difetti di pronuncia, perché quelli caratterizzano e connotano. Ma possiamo cercare di capire cosa c'è dietro a questa vicenda? Cioè, attenzione al carisma personale, attenzione all'idea che mi divento ovunque vada. Tocca il rappresentante potenziale di sinistra di libertà di Bologna e lo trasforma nel sindaco di Bologna, compagni e compagni. Va a Milano, tocca Pisapia e lo trasforma nel sindaco di Milano potenziale. Stiamo scherzando? Nicky Vendola è lì perché rappresenta, orecchino compreso, anello compreso, esattamente il punto di transizione tra la società televisiva e la società delle reti. E resta in quel posto, e speriamo vada in altri posti dove la decisione sia più influente.
magari ci fosse un volente spiritico per tutti i giovani italiani, magari ci possono leggere che ci sono nella regione Puglia un riordino del territorio. Auspico non solo che Di Vedova venga in primaria contro quella cosa che si chiama PD, che riesca a diventare presidente del Consiglio, però contemporaneamente fra di noi dobbiamo dirci la verità: siamo ancora così fiacchi, si dice nel Sardegna, che ci facciamo estasiare dalla retorica, dalla parola, oppure siamo abbastanza coraggiosi a dire che esistono carismi che nascono da cose fatte, da sacrifici apportati, da una straordinaria fatica di citare insieme e comunicare con gli altri, e ci sono carismi di ruolo in circostanze, e poi la televisione, come diceva prima, che è stata maestra già negli anni 60.